Vedete bene anche sul dorso che useremo il dorso. Adesso io vorrei che voi posaste l'attenzione. Spostiamo l'attenzione qui, sulla terra, sulle gambe, come sto seduto, sulla schiena. Cosa succede? Cosa sente il mio corpo quando sto seduto? Ripartiamo, mano destra, mano sinistra. Ok, potete vedere anche. Esatto. Adesso, non guardate, chiudete gli occhi e sentite innanzitutto la sensazione della mano destra sulla vostra gamba. Chiudete pure gli occhi. Mettete l'attenzione proprio come se stesse state con lo sguardo sulla mano. E allora sento caldo? Com'è? Caldo? Cosa sento? È ruvido? È liscio? La mano si raffredda? Questo, no? Provate a sentire questo. E poi sentite il contatto dell'altro. Chi dà è quello che appoggia la mano e chi riceve è quello che, su cui la mano viene appoggiata. Sentite che cosa vi provoca questo contatto dentro. Toccare qua, prova a chiudere gli occhi. Senti? Esatto. Senti il suo contatto. Senti il suo contatto. Senti che cosa mi unziono. Sono in passata. Cosa sento? Adesso facciamo un breve giro, ok? Sempre con la sequenza di togliere la mascherina per parlare un po'. Io vorrei sapere da voi che cosa, se c'è qualcosa che vi ha in particolar modo colpito di questo sentire, però che cosa questo contatto vi ha portato? Avevo paura. Mi sono emozionata, oddio ero imbarazzata, tranquillo, non faceva né caldo né freddo, ok, ma sempre la primissima persona, cioè quello che veramente in quel momento stavamo sentendo, ok? Allora, chi vi vuole dire qualcosa? Allora, Angelica. Era tranquilla e poi si sentiva un po' calda perché si sono un po' sulla tua gamba. Quindi hai percepito questo valore? Quando percepiamo questo valore, cosa dire? Piacevole, bello, no? E quando senti il contatto dell'altro? Lo so, forse un po' imbarazzata. C'è l'imbarazzo? Sì, un po'. Dimmi. Io, allora, quando guardavo sulla mia gamba, sentivo del calore. Scusami, non voglio fare. Sentivo il calore, ero tranquilla. E quando guardavo la mano, quando abbiamo appoggiato la mano sulla mia mano e lei aveva la mano fredda e la mia gamba si stava riscaldando e la mano si stava raffreddando e invece quando ho messo la mano sulla gamba di Silvana ero tranquilla e perché ti sentivi tranquilla e invece Silvana come si sentiva con la mano? Allora, con la mano piccola tranquilla la mascherina si quindi solo temperatura e continuamente cosa ti sempre tranquilla. Tranquilla, non ti imbarazzava, non ti. Maria? Io ero tranquilla, cioè quando mi hai messo la mano sono un po' fredda. Sì. Mentre quando mi messo la mano sono quella. Ma non ti provoca dentro, non ti provoca l'imbarazzo. Ok. Mariana? Com'è? Dimmi. Io mi sono accorta che lei era molto imbarazzata. E perché. Ti sentivi imbarazzata? Stiamo facendo questi lavori per piano piano
conoscerci, conoscervi, conoscere voi stessi. Questo è quello, il percorso che cercheremo di fare in questi giorni, di scoprire quelle che sono le nostre possibilità, le nostre risorse, le possibilità. Dove le troviamo le possibilità secondo voi? Dimmi, Vittorio. Bravissima, è proprio quello che noi cercheremo di fare. Perché, come dicevo prima, noi abbiamo ascoltato qualche cosa, abbiamo ascoltato le colonne, quello che c'è nell'ambiente. Un'altra colonna molto importante è quello che c'è. Non possiamo inventarci nulla. Quindi è importante che noi facciamo attenzione a quello che c'è, a tutto quello che c'è per sfruttare le possibilità. Alziamoci tutti, dai, se no stare seduti di vedere che è dura, eh? Allora, fate quanti siamo? 7. Chi è che vuole restare fuori? Nessuno! Cioè io pensavo alla gara di materia. Adesso, formate delle coppie. 2 e 2. Adesso facciamo così. Questa fila qui la chiamiamo la fila del datore, cioè quello che dà, che fa un'azione. Questa fila qui è la fila del ricevente, che riceve questa azione. Vorrei che la fila dei datori guardasse bene la persona che è di fronte. Adesso vi avvicinate, piano, vi avvicinate. Se l'altra persona non fa niente, non dice niente, vi potete avvicinare. Che già sarei terrorizzato anche a me. Voi dovete avvicinare, se no, se la persona dice alza la mano, vuol dire che non se la sente. A quel punto, chi il datore può aspettare, no? No, 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 vabbè, mi fermo. Poi mi fermo, però non ci vuole. Poi magari a un certo punto io sento che magari lei si è rilassato, no? Un po' più tranquillo, lei faccio un'altra passione. Lei non fa niente. Allora la saluto. Come salutiamo? Con un semplice gesto. Quello che volete può essere questo, può essere questo, 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 un gesto, ok? Di contatto. Ecco. Il ricevente non deve fare niente. Deve contenersi. Non deve rispondere a questa cosa. Ok, partiamo, vediamo che succede. Perché tu sei andato verso me? Ok, non tocca e ti sei girato. Ok, sei libero di fare quello perché ti sei. Ma perché? Cosa sentivi dentro mentre facevi questa cosa? Non aver paura ad esprimere la tua primissima persona, tipo, avevo paura, mi scocciavo. Se volete ragazzi vi potete anche alzare, andare, cioè chi vuole, qui c'è la libertà assoluta. Vi potete sedere come ha fatto Arianna. Arianna sta praticando la sua libertà in questo momento. Ripeto, va bene quello che hai fatto, ma se, sono ancora più contento se me lo racconti dal punto di vista emotivo, se c'è. Se no, se per te era semplicemente ma io pensavo di fare solo un saluto, ok. Sì, pensavo di fare solo un saluto. Molto bene, qui abbiamo un po' solo un saluto. Allora, voi tu invece che cosa è successo? Come vi siete sentiti? Allora, io quando sono andata a salutare un amico, così tanto bello. Tanto bello, senza amore proprio. Senza avere cose di dire, ma tu sei proprio una mia amica. Sì, io sono contento di stare con te adesso. Ah, sì, sì. Sì, l'hai detto, sì, in qualche modo l'ho visto. Sì. Tu cosa hai sentito, Vittorio? E in questo contatto vi è arrivato qualcosa in una sola parola? Tipo, non lo so, vi è arrivato qualcosa tipo amicizia, affetto, amore, affetto. Affetto, ok.
questo è bello perché ti vedo che tu c'era. Che cos'è? Tu ti sentivi imbarazzata. Dove sentivi l'imbarazzo? C'è un punto del tuo corpo in cui pensi di aver sentito l'imbarazzo. Pensieri confusi che correvano? Quello è l'imbarazzo. Anche i pensieri confusi che scorrono, si ricordano. Sai cosa? Sì. Sai cosa possiamo fare quando corrono i pensieri? Fammi correre. Corre. Io ti sto guardando. Tu, quello è il tuo superpotere. Questa attenzione del, io lo chiamo il testimone. Cioè, ti testimone, come testimone di un tempo. Ma noi siamo testimoni di noi stessi così.